Hola ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Pochi e oggi siamo tornati qui su una nuova Brony Action. Oggi faremo la... Scusate. Oggi faremo la reaction a maschere ringiovanenti. Ok, iniziamo. Ora spero che siate tutti molto rilassati. Cosa sta succedendo? Indossate gli occhiali così che non possa vedere il Così che non possa vedere gli occhi. Cosa sta succedendo? Ok. Ora niente panico. Sono sicura che ci deve essere una spiegazione logica. Ho bisogno di un momento per pensare. Chi è pronto per un colpo le notti? In effetti loro sono piccoli, eppure qualcuno ha parlato. Che poi quella sfera stroboscopica, fin dove arriva? Cleopa, aiuto! Da dove arrivava? Per favore, se Chip dovesse vedervi in questo stato, io... Ruby! Insomma... Quella sfera è veramente troppo... Mi ricordo la sfera stroboscopica di Sly. I pony sono diventati puledri! puledri! E cioè, in che modo? Ma... Cioè, veramente, sono ancora i bambini, non stanno mai un attimo fermi. Prendi quella puledra! E vabbè, quello è sempre Glitter. Ormai è diventata la sua parola magica. Cioè, veramente, avere a che fare con tre puledrini. Sto perdendo le staffe. Ruby, ora cerca di calmarti e dimmi cosa è successo. Ogni dettaglio, parti dall'inizio. Ok. Allora, ho invitato tutti i pony da Melodie e Criniere a passare una giornata alla spa. E all'inizio piaceva molto a tutti. Erano così... Cioè, da notare che hanno i cetrioli sugli occhi, no? Quindi non possono vedere niente. Lassati, sembrava tutto perfetto. Che poi quello non mi sembra che sia rossetto. O meglio, se lo è... Non è il rossetto che si mettono le ragazze. Tutto perfetto! Qualcosa che hanno mangiato? Oppure bevuto? Sì, serio, Zip. Come fai a leccare il sapone? Qualcosa in questa strana roba di bellezza.
No, non è affatto strana! Piccolo Cloud Puff! Aspetta! Beh, mi sembra logico! E questo? Quella! Oh, è la mia nuovissima super favolosa maschera naturale alla frutta! Perché sta luccicando? È possibile che... È possibile che tu non te ne sia accorto? Che non te ne sia accorto? Cos'è quel... Cos'è quella? È zuppa andata male! Hai messo del glitter magico nelle maschere facciali! Non sapevo fosse magica! Come facciamo a rimediare? Aia! Sunny, non si morde! E vabbè, è normale, tutti i bambini lo fanno! Dai, Ruby, puoi farcela! Rimediare è la tua specialità! Pensa. Sì, certo. La maschera serve a farti apparire più giovane, ma... Cioè, veramente, Izzy ama quella sfera stroboscopica. Forse con un mix di ingredienti diversi posso farli sembrare più vecchi. Sì, va bene, ma basta che non li fai diventare degli anziani, eh. Ho avuto un'idea! E vabbè, normale. Quando i bambini vogliono mangiare... Quando i bambini vogliono mangiare, che ne so, la minestra, è normale che facciano i capricci, no? Ruby, Ruby, ci penso io. Vi racconterò una favola. C'erano due sorelle che erano molto differenti e anche si amavano cose diverse. Cose molto diverse. E beh, è normale perché... Zip è... Zip è come Rainbow Dash, quindi non ama le cose... queste cose. Era quello a rendere le loro vite così divertenti! Che ne... Mi sembrano tipo... che ne so... Bob dei Minions quando doveva addormentarsi. Diresti di una storia della buonanotte? Scusa, ma non gliel'hai già raccontata? Le due sorelle viaggiavano insieme per tutte queste. Ah, ecco! Serviva un pretesto per distrarli! Ehi! Wow! Mi sento ringiovanito! Sì, ringiovanito. Sì, certo. Oh, è stato meraviglioso! Devo raccontarlo subito a tutti i miei amici! Devono provare la nuova spa! Non mi pare che sia una buona idea! Wow! Voi due... Cioè, si sono addormentate loro? Sembrate esauste! Forse dovreste farvi una di queste fantastiche maschere facciali? Sì. Sì, così poi diventano piccole e dovete badarle voi. Ok, beh, allora, devo ammettere che questo episodio mi è piaciuto tantissimo. È anche uno dei miei episodi preferiti di Tell Your Tale. E vabbè, direi che appunto l'episodio si può concludere qui. Questo episodio ha una parola chiave. A Izzy Mumbo piace la sfera stroboscopica. Comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!